Buonasera a tutti, seconda puntata di Toro Channel, un saluto da Daniele Bumma, noi ci siamo, il Toro in questo momento non c'è purtroppo, ieri bruttissima partita allo stadio Grande Torino, i Granata hanno pareggiato 1-1 col Cagliari in rimonta, io ho fatto mettere alle nostre spalle il titolo, Zaza salva per ora Mazzarri, ma c'è molto scontento tra i tifosi, fischi e contestazioni alla fine perché così non si può andare avanti, i tifosi si aspettavano dopo un buon inizio di campionato, certamente non una stagione di questo tipo. Ne parleremo stasera con i nostri ospiti, li vado a presentare, Ronaldo Vannini, ex giocatore del Toro, ciao Ronaldo, Buonasera a tutti. l'avvocato Giacomo Cattibini, ciao Giacomo. Buonasera a tutti. Alla mia destra Alberto Gervasi di Utosport, ciao Ciao Alberto. Daniele, buonasera ai tuoi ospiti. Buonasera E Cesare Bumma, commercialista. Le a tutti. nostre due belle Miss Granata, Susanna, ciao Susanna. Buonasera a tutti. E salutiamo anche Marianna. Buonasera a tutti. Marianna, vogliamo dare il numero dove i tifosi possono interagire con noi e quindi dircela loro su questo momento molto negativo del Toro? Certo, vi ricordo di mandare i vostri SMS e i vostri WhatsApp al 331 44 80 522 e interagire con noi sulle pagine Facebook e Instagram di Toro Channel e su tuttotoro.com. Marianna, prima con te, eri allo stadio ieri, hai detto che ti stavi addormentando, eri molto delusa, arrabbiata. Prima volta in 20 anni che mi capita davvero mi stessi addormentando nel guardare il Toro. Bruttissima partita, buon primo tempo, è l'unica parte che salverei di tutta la partita. E poi ennesimo cartellino per Mazzarri. Sta facendo collezione Sì, il tecnico ormai Granata. può metterseli sul comodino come i C'è santini. molto nervosismo, Marianna, Sì, cioè, molto niente, nervosismo. sia Sì, da sì, sì. spa anche dall'atteggiamento dell'allenatore, ma ne Allora, parleremo. io chiederei prima ad Alberto. Alberto, Mazzarri, insomma, nell'occhio del ciclone. Adesso mercoledì sera ci sarà Lazio-Torino e sabato sera il derby. Com'è la situazione? Cairo sta pensando di cambiare allenatore oppure si va avanti sicuramente con Mazzarri? Beh, Daniele, ieri sera dopo la partita, ieri pomeriggio dopo la partita, dalla pancia dell'Olimpico Grande Torino, Cairo ha confermato ancora una volta Mazzarri. Ha detto: noi siamo con il tecnico, la squadra è con il tecnico. La stessa cosa l'ha detta Salvatore Sirigu in zona mista. Ha confermato il sostegno della squadra al tecnico dicendo letteralmente non esiste squadra che non sia con il suo allenatore. Il discorso è che Mazzarri adesso, a mio avviso, si gioca tutto nelle prossime due partite, mercoledì a Roma contro la Lazio e poi nel derby in casa. Mercoledì a Roma contro la Lazio non ci sarà perché è incappato nella quinta sanzione, nel quinto cartellino giallo che da quest'anno, ricordiamo, gli arbitri possono ammonire ed espellere con i cartellini, mostrare i cartellini sia agli allenatori che ai membri dello staff, e quindi non sarà a Roma contro la Lazio, dovremmo riaverlo sabato contro la Juve nel derby. Sentiamo un attimo Ronaldo, in questo caso tu hai giocato appunto tanti anni, prima nel Toro, poi in altre squadre, cosa si fa? Si difende l'allenatore fino a quando si può in questo caso oppure si va avanti senza condizionamenti dall'esterno? Ma sicuramente da cercare di capire un po' le situazioni, come stanno andando dentro lo spogliatoio. Sicuramente non dico che la squadra non segue Mister perché vorrebbe dirsi andare contro se stesso, però se ci sono qualche meccanismo che si è rotto, secondo me è vero che fra 2 giorni si gioca di nuovo, però in questo momento dovrebbe cambiare qualcosa. Purtroppo nel calcio una persona a pagare questo è l'allenatore e secondo me potrebbe essere una mossa. Il vantaggio, Giacomo, è che tra 2 giorni il Toro giocherà a Roma con la Lazio che ha vinto, Mazzarri, tu come la vedi? Insomma, è a forte Non è rischio, un direi. vantaggio, primo, perché se è un problema, come io penso, di una preparazione fisica deficitaria, diciamo pure, perché Mazzarri con l'esperienza che ha è un gran preparatore fisico. Quest'anno è successo che all'ultimo momento si è saputo della Europa, quindi si è accelerato e le prime due partite il Torino aveva più brillantezza, adesso patisce un po'. Non è cambiando allenatore che in una settimana o due i giocatori tutti lenti che c'è ora al Toro diventano pieni di brillantezza. Non ci credo. È arrivato un messaggio, leggiamolo in diretta a Susanna e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Chiedo alla regia di riproporlo, vai Susanna. Noi tifosi non ne possiamo più a vedere questo scarso gioco e questo scarso allenatore. Ora Cairo apri gli occhi, prendi Gattuso e uno da Toro. Saluti Giuseppe e Francesco Sì, da Novara. volevo finire. Finisce e Se poi diamo la vogliamo parola a Cesare. criticare Mazzarri, come io criticai molto aspramente Sinisa quando volle Niang al posto di Zapata al medesimo prezzo, possiamo dire che per adesso la
ostinazione nella ricerca di Prati, quando il Torino evidentemente manca almeno di un esterno a destra e di un centrocampista che abbia la visione del gioco e sia un po' più rapido, questa è la critica che poi si paga di più nel momento che la squadra è lenta ed è non in forma. Vediamo Rincon che cammina, e Rincon, se non ha forma fisica come aperture di gioco, tecnica, eccetera, è quello che è. Meite, un altro lento, a destra, ieri c'era il Lollo che non salta un uomo a morire e diventa difficile giocare in questa maniera. Contro, nell'Udinese, Iaia lo sembrava Messi, ieri Cigarini e Nainggolan a centrocampo hanno fatto Giacomo, ieri l'Udinese è stata ridimensionata, stanno arrivando dei messaggi, tifosi scontenti, cosa dicono in diretta qui a Toro Channel, Marianna? Ciao a tutti, io non sono con Mazzarri, la squadra non ha gioco. Cesare, ieri Mazzarri ha schierato anche Ansaldi in una posizione un po', insomma, così, ha detto, l'ho schierato così con l'Inter l'anno scorso, è andata bene, ma secondo me è un po' in confusione tattica. Ma io ti voglio dire questo, ero allo stadio, la partita è iniziata con un invito ai giocatori, diciamo, a tirare fuori gli attributi, vuol dire che i tifosi stanno valutando in questo momento che la squadra, secondo loro, non sta dando tutto quello che può. È chiaro che si può disquisire delle ore sul fatto se Mazzarri ha dato un gioco al Toro, se la squadra in questo momento lo segue o no. Io da quello che ho potuto vedere, gioco non l'ha dato sicuramente, da quello che ho potuto vedere, in questo momento il Torino l'anno scorso aveva blindato la difesa, quest'anno tra il caso in Kulu, tanti avvicendamenti in difesa per motivi di infortunio o comunque di Mazzarri che non ha idee chiare su chi schierare, il Torino quest'anno un gol a partita lo prende e poi non lo riesce a fare. È chiaro che anche ieri tu schieri Ansaldi dietro le punte, in questo momento dai l'impressione forse anche alla squadra di essere in confusione, le stai provando tutte, lo diciamo prima con Alberto, prima della trasmissione, l'allenatore le sta provando tutte, ma non sta trovando la quadra, o è atteso nella partita infrasettimanale a Roma con la Lazio e poi col derby, sono due partite molto delicate, se il Torino malauguratamente dovesse perdere tutte e due, io credo che anche a quel punto, anche il presidente Caio dovrebbe prendere magari una decisione in questo momento che non vorrebbe prendere. È chiaro che vedendo i giocatori, lo diceva anche Giacomo, fisicamente non sono al meglio, ma in questo momento il Torino non sta facendo benissimo, ieri il risultato ha rimontato. Bisogna sempre capire, lo diciamo anche la settimana scorsa, qual è l'obiettivo del Torino quest'anno. In questo momento è undicesimo, se l'obiettivo è stare tra l'ottavo e il decimo undicesimo posto, va bene, se vuoi fare un campionato per qualificati in Europa League, così non va bene. Io chiedo ad Alberto, ieri ha riproposto dall'inizio Iago Falche dicendo che il giocatore deve recuperare, poi l'ha tolto a fine primo tempo. Come vedi la situazione davanti? Secondo me dovrebbero giocare due punte, perché Zada nel secondo tempo ha segnato il gol su un bell'assist di Belotti, ma mi è sembrato più volitivo e più in forma di Iago Falche. Beh, Mazzarri dopo la partita in conferenza stampa ha parlato di Iago Falche che poteva avere non oltre 60 minuti e 60 minuti nelle gambe. Lo ha tenuto in campo, poi successivamente lo ha sostituito. Zaza è un giocatore che in questo momento, secondo me, potrebbe dare quella giusta grinta, quel giusto carattere, quella giusta dose anche di sana follia, tra virgolette, alla squadra di Walter Mazzarri. Vediamo Mazzarri perplesso, i tifosi lo sono ancora di più di lui. Se noi andiamo a guardare quello che poi è stato il quarto d'ora in cui il Torino ha pareggiato e poi ha fatto un po' di forcing, ha accennato al forcing nell'area cagliaritana, andiamo a vedere anche come nasce il gol di Zaza, un invito di Belotti che punta l'uomo, va sul fondo, scarica e a rimorchio arriva Zaza. Questo fa capire come i due attaccanti magari non siano pulitissimi nelle trame di gioco, però si cercano, si trovano e secondo me sono il tandem d'attacco di questo Torino. Però la domanda, Alberto, scusa se ti interrompo, è come mai Mazzarri in questo momento non gioca mai con due punte, nemmeno con le piccole squadre, né con Lecce, né con l'Udinese, né ieri. Inizia sempre timoroso, gli avversari fanno la partita, prendi gol e poi devi giocare sempre in rimonta. Ma sai, probabilmente Mazzarri ha schierato, ne parlava prima Daniele, Ansaldi sulla tre quarti, lo aveva fatto lo scorso anno contro l'Inter,
per un po' arginare quella che era la veemenza, quella che era la forza e soprattutto il dinamismo della mediana cagliaritana. Sostanzialmente è stato un esperimento che non ha sortito gli effetti sperati, nel senso che Iago Abulico, fuori dalla manovra, ha dovuto fare tanti passi indietro all'interno del rettangolo di gioco, ha dovuto retrocedere fino al centrocampo per trovare palloni giocabili. Ansaldi, che poteva anche e soprattutto dare manforte all'esterno di sinistra Aina nel duello contro Faragò e quindi magari allargarsi per permettere al terzino nigeriano di mettere i palloni in aria, cosa che non è successa durante tutta la partita. Anche lì l'esperimento di Ansaldi sulla tre quarti non ha sortito gli effetti sperati. Sostanzialmente, secondo me, questo Toro è una squadra che trova la migliore quadratura del cerchio quando si schiera con due punte, ma due punte nel vero senso della parola, quindi Zaza e Belotti. Magari puoi mettere un rifinitore per non sprecare giocatori come Verdi, come Iago Falche, però secondo me con le due punte il Toro ha una marcia diversa. Io, Alberto, propongo un nome come fluidificante sulla fascia: Ronaldo Vanini al posto di De Silvestri, lo vedo più propositivo in avanti. Anche Giacomo, insomma, crosseresti meglio, insomma. De Silvestri ieri crossava dalla tre quarti, questi palloni. De Silvestri anche lui sta attraversando un periodo particolare, come gran parte degli uomini della formazione granata, lo ha sottolineato Sirigu in zona mista a fine partita. Sostanzialmente non è il giocatore che abbiamo ammirato l'anno scorso, anche per questo il Torino ha stoppato, comunque messo in stand-by il suo rinnovo, così proprio come per quello, questo motivo, perché quello, ha proposto come quello un anno di Mazzarri, di contratto a Ronaldo Vanini, per quello ha stoppato il rinnovo di De Silvestri. E da questo punto di vista, volevo sentire Ronaldo a proposito di quello, come la vedi? La possibilità di De Silvestri sulla fascia magari, io purtroppo ormai ho un po' l'età un po' avanzata, però tu ricordiamo non sarebbe giochi nell'Alpignano, giusto? Adesso sì, sono nell'Alpignano in però promozione. Potresti, insomma, fare la staffetta, fai una partita con l'Alpignano e poi la domenica vai a giocare col Toro. Se non sono in contemporanea nelle partite, un contratto a gettone sarebbe, no? Ma magari, andrei subito. Però Ronaldo, ne parlavamo prima, cioè secondo te il problema, i giocatori in questo momento hanno ancora in fiducia in Mazzarri? Questo che i tifosi si chiedono in questo momento, secondo te lo seguono ancora oppure no? Lo seguono forse su Instagram. Anche al di fuori, è chiaro che tu adesso non sei dentro le cose. Lo seguono forse su Instagram, come indicazioni sul campo non credo, perché la settimana scorsa con l'Udinese c'era Frustaluppi che su indicazioni di Mazzarri dava indicazioni ai giocatori. Ma secondo me un po', diciamo, sono d'accordo un po' con tutti. Secondo me è un po' il livello, secondo me anche come ha detto l'avvocato, secondo me la preparazione è fatta in un certo modo che secondo me quest'anno è venuto a mancare. E le ultime partite, da quello che ho visto, ho sentito, ci sono troppe confusioni in campo, ci sono troppe giocatori fuori troppe partite, troppe formazioni cambiate. Non sarebbe meglio, come diceva Alberto, come sostengo io, giocare con le due punte, quindi Belotti e Zaza, per fare un gioco più semplice, due punti di riferimento davanti. Il fatto che se si sono Belotti e Zaza, si è visto nel secondo tempo, Belotti ha avuto più libertà, perché finché è l'unica punta, trova due Marcantoni, esatto. Arcigni, ma perché non li schiera? Perché non li schiera mai dall'inizio? È quello che vuole sapere. Ma forse Zaza anche lui deve cominciare a non fare falli stupidi, che li ha fatti anche domenica, di spingere un avversario quando oramai la palla è persa. Lo fa alcune volte per troppa foga. Sì, però perché Zaza qualche numero ce l'ha, e comunque Belotti viene liberato e ha potuto fare un paio di azioni, una del gol molto belle, che prima, in primo tempo, non ha toccato palla in quella posizione. È chiaro che se nell'idea di Mazzarri dietro avesse un Verdi in forma che gli smistava i palloni, era tutto un altro discorso. Voglio anche dire una cosa: Mazzarri si è preso un sacco di cartellini meritati. Ieri stava criticando l'enorme errore tattico di DG e della infatti sua. Infatti, Giacomo, lui l'ha fatto notare, il quarto uomo che stava impoverando uno dei suoi. E l'arbitro, capito, ha pensato che ce l'avesse con l'arbitro, ce l'aveva con quell'errore marchiano della difesa. Comunque, quindi è proprio secondo me sta raschiando il barile Mazzarri, perché in questo momento la gente, insomma, allo stadio, così allontani anche i tifosi. Tra l'altro, ricordo che tutte le puntate i ragazzi indossano le magliette di tutto Toro.
Andate sul nostro giornale web tuttotoro.com, trovate tutti i dettagli. Stavo dicendo, il calcio è anche un bel gioco, oltre alle vittorie la gente vuole vedere delle belle partite. In questo momento scherzava il regista prima della puntata e diceva magari giocasse come l'Atalanta. L'Atalanta è un piacere vedere giocare, il Toro è veramente un pianto greco vedere giocare. Scusa, un tiro e mezzo a partita, Giacomo, due tiri se allora, va bene, io ti la dico gente non si diverte allo siamo stadio. Siamo onesti, metti i giocatori sul mercato dell'Atalanta e metti quelli del Toro. Vedi che quelli dell'Atalanta valgono il triplo. Tra l'altro ha preso giocatori, Giacomo, che il Toro voleva già... Leggiamo questo messaggio, Susanna, e poi lo commentiamo, vai. Se gioca la primavera fa più bella figura, garantito. Ciao da Mauri. Anche se oggi la primavera ha perso male 3-0 con la Sampdoria, in grossa difficoltà. Ti dicevo, vai, Giacomo. Io prima ho criticato l'acquisto, la focalizzazione di tutta la campagna acquisti su Verdi, perché con quei soldi è chiaro che potevamo prendere un esterno e un centrocampista... E oggi avremo una squadra diversa come modo di giocare. Posso fare una battuta, Giacomo? Siamo rimasti al Verdi, abbiamo speso tutti i soldi per Verdi e alla fine non abbiamo preso altri giocatori. E alla fine... Una cosa su quello che ha detto l'avvocato, nel senso che è vero che il Torino ha preso solo Verdi nella campagna, questo fra l'altro l'ha preso all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultimo giorno di prima mercato. Prima del gong. Però c'è da dire un'altra cosa. È anche vero, allo stesso modo, che le strategie sul mercato di un club costano anche e soprattutto del grande contributo da parte dell'allenatore. È vero che l'allenatore, se ha chiesto un trequartista, un esterno e un secondo portiere e quelli sono arrivati, io penso che alla fine la scelta della società deriva anche da quelli che sono stati i suggerimenti dell'allenatore. E un allenatore come Mazzarri è un allenatore che ha un grande peso all'interno delle strategie societarie del Torino. Esatto. L'esterno è arrivato, è l'Axalt che ieri ha fatto benino negli ultimi 10 minuti, no, sicuramente meglio di Aina. Il trequartista è arrivato, probabilmente, discutevamo prima anche con Cesare, ma lo diciamo da sempre, probabilmente poteva arrivare prima Verdi e magari arrivare 15-20 giorni prima in modo da acquisire una condizione e assimilare dettami del tecnico del Torino già nel tempo. Adesso invece c'è un giocatore che ha grandi qualità balistiche, che è molto molto bravo sia nell'uno contro uno che nel servire i compagni, e io lo salvo sempre Verdi anche dalle critiche che gli stanno piovendo addosso nelle ultime settimane. È un giocatore che può fare la differenza. È anche vero che è un giocatore che deve entrare nei dettami tattici di Mazzarri e che deve avere anche quel tempo per, diciamo, assimilarli. Quindi l'esclusione di ieri non è un'esclusione che secondo me fa grande notizia. Allora leggiamo questo messaggio in diretta, Marianna, poi leggiamo la classifica. Vai Marianna, qui in diretta a Toro Channel. Buonasera a tutti. Mazzarri non si tocca. Siamo alla nona giornata, quasi parla di disfatta. Noi siamo bravi a disfare sempre, tutto in fretta, e i risultati si fanno alla fine. Forza Toro, sempre. Claudio, sera a tutti. Allora, è un'opinione di Claudio, per carità, legittimo, siamo in democrazia, però tutti i messaggi, però vogliamo dire in questo momento che il Toro non sta facendo bene, noi siamo la cronaca, seguiamo la cronaca dei fatti delle partite. Quello che vediamo, diciamo, senza avere i paraocchi, senza difendere la spada tratta, ma siamo solo la nona partita, abbiamo avuto questa storia. Però l'andazzo, Giacomo, non è quello dei migliori. No, il problema invece, secondo me, se si vuol fare una critica a Mazzarri, che certo non è un novellino, basta guardare la storia di Mazzarri. Dico Walter Novellino, nato a Montemarano, vicino a Avellino. Vabbè, adesso tu vuoi. Allora, diciamo questo, secondo me è bene l'Axalt, ha giocato bene anche nell'altra partita, abbiamo bisogno di giocatori veloci. Ora, combinazione, noi abbiamo Rincon, Meite, Baselli, come si chiama? De Silvestri, sono giocatori lenti strutturalmente, quando non sono in forma la squadra... Vengono fuori i limiti. Poi l'errore di ieri, secondo me, se Bonifaci ci si è rotta la mano, allora ha messo Digi, non so perché non ha messo Lianco. Digi, prima si diceva che giocava male perché giocava al centro della difesa. Secondo qualcuno lo ha tenuto perché abbiamo due partite ravvicinate. Sì, l'abbiamo pagato 3 milioni, non è che abbiamo comprato, cioè è quello. Leggiamo questo messaggio, Marianna, perché parla proprio di quello di cui stiamo parlando qui in studio. Vai, Marianna. Il problema è sempre il solito. Non abbiamo un regista di vecchia maniera. Esatto. Lukic è troppo lento. Verdi non è il suo ruolo. Baselli, giocatore da calcio balilla. Complimenti a Marianna e Susanna. Giorgio. Su questo mi sento di dire... Un po' ingeneroso, insomma, Baselli fisicamente non è granché, però tecnicamente, insomma, dice tecnicamente, la sua. Tecnicamente non Baselli è migliorato in questi anni. 2 anni fa forse giocava meglio, segnava di più, si proponeva di più. Tecnicamente Baselli è un giocatore molto valido, però, come hai detto tu, mancano in questo momento i gol dei centrocampisti. Dopo 9 giornate nessun centrocampista del Torino è andato in gol, mentre negli altri anni...
lo stesso Baselli e poi Lukic un paio di gol lo scorso anno, Rincon idem, quindi Meite, i gol di Meite l'anno scorso, 2 o 3 se non sbaglio, quindi sta mancando anche quello all'interno del centrocampo Granata. È vero che Rincon in questo momento funge da schermo davanti alla difesa, però non ha quella qualità tecnica per smistare il gioco, per diciamo in un attimo cercare di cambiare anche il fronte d'attacco, quindi manca probabilmente quello, manca un giocatore, senza andare troppo lontano, come Tonali del Brescia, come Badel della Fiorentina, che sono dei giocatori che vanno a essere quegli equilibratori di gioco, quei metronomi a centrocampo un po' vecchia maniera, ma da questo punto di vista ne uscirebbe rafforzata tutta la squadra, tutta la manovra, quindi ne beneficerebbe tutti. Esatto. Volevo chiedere a Ronaldo, d'accordo, in questo momento, insomma, la partita con la Lazio, il Toro deve andare lì per cercare un pareggio, perché ricordiamo che sabato c'è anche il derby, o per giocarsi la partita a viso aperto, quello che vogliono magari i tifosi. La Lazio, ricordiamo, grande momento, Immobile ha segnato ancora, capocannoniere con 10 reti, come andresti a Roma? Con 2 punte finalmente o giocheresti ancora a Sparadino, una punta, una mezza punta, la linea Maginot a centrocampo? Questa è una cosa difficile, però secondo me il Toro, per riuscire a dare una risvolta, a fare qualcosa, secondo me qualcosa di nuovo deve provare a fare. È vero che il momento è un po' particolare, le cose non vengono come venivano l'anno scorso, però per dare una mossa, soprattutto perché subito dopo c'è il derby, secondo me deve cercare di essere più tranquilli il giocatore, perché secondo me in questo manca momento un po' la tranquillità è quello. Secondo me, è quello. Guardate, contro l'Udinese, Rincon aveva un tiro da fare lì, non l'ha fatto. Infatti, non se l'è sentita. Infatti Mazzai in conferenza stampa ha detto che gli è venuto un po' il braccino al Torino ieri, però voglio dire, sono i risultati che fanno la tranquillità, se non arrivano, certo, i risultati, in questo momento hai perso col Lecce, con la Sampdoria, purtroppo con la Sampdoria hai perso delle partite con squadre che comunque in questo momento sarebbero dietro la classifica del Toro sulla carta. Poi adesso tra poco vedere. Marianna legge la classifica. Io penso che a Roma il Toro dovrebbe giocare con 2, Zaza e Belotti, ma non credo che lo farà, non credo che lo farà. Giacomo, questo non significa che giochi in attacco, puoi giocare in difesa, perché la Lazio, io me lo auguro, Giacomo, me lo auguro, e avere contropiede, la squadra deve anche andare avanti. Volevo leggere un attimo il messaggio, perché volevo commentarlo con voi, siccome c'è stata un po' di polemica anche sui social per quello che ha detto Mazzari. Vai, Susanna. Uno che inneggia Chiellini per spronare la squadra e non ai vari Pulici o Ferrini, va esonerato subito. Fabio, come, sì, la vedete? Insomma, Mazzari ha fatto un esempio, mi sembra comunque in generale da livornese, ma però il tifoso del Toro giustamente dice, perché non hai fatto riferimento ai grandi del Toro? Il tifoso del Toro si lamenti, questo è fuor di dubbio, ne ho letti tantissimi commenti contro Mazzarri e contro la scelta giudicata poco felice di prendere come esempio Giorgio Chiellini, però allo stesso modo è vero che poteva parlare di Cravero, poteva parlare di Agroppi, poteva parlare di Pasquale Bruni, la storia del Toro è piena di grandissimi giocatori e di giocatori che poi sono diventati delle vere e proprie bandiere Granata. Però è anche vero che Chiellini penso possa essere considerata una figura importante di tutto il calcio italiano internazionale, non solo legato alla Juventus. È anche vero che è il capitano della Juventus, oltremodo il capitano, anche se in questo momento è infortunato. Però non giocasse nella Juventus, della nazionale, quante partite finirebbe Chiellini? Perché comunque fa un gioco maschio, marca parecchio. Giocasse come all'epoca Montero nella Juve e nell'Atalanta, ti ricordi la differenza? Sì, la Juve stava sempre in campo, all'Atalanta veniva Sì, Daniele, però c'è da dire che è un giocatore che ormai da 15 anni in pianta stabile in Serie A, che si è sempre confermato, anzi tante volte ha anche migliorato sia il suo score di gol che le prestazioni. Questo c'è da dire, è un giocatore che a 33-34 anni è un giocatore che ancora diciamo dice la sua. È vero che poteva gestirlo diversamente Mazzarri dal punto di vista della comunicazione, però allo stesso modo è chiaro che non bisogna attaccarsi a queste cose. Guardiamo quello che succede in campo, qui nessuno sta criticando Mazzarri e sta dicendo che Mazzarri deve andare via. Ci stiamo attenendo solo esclusivamente a quello che diciamo è stata, che viviamo, sono stati i risultati. Non diciamo che deve andare via, diciamo che va cambiata la guida tecnica, usiamo un'altra frase. No, ma allora, un'altra frase. C'è anche da dire che se Mazzarri riuscisse a
sfornare due prestazioni importanti contro Lazio Juventus, quello che diciamo si dice in questi giorni probabilmente sarebbe però la reazione, chiediamo anche Mariana che era allo stadio, la reazione dei tifosi se l'aspettavano già col Cagliari, volevano una squadra veemente fin dall'inizio. Dopo pochi minuti la squadra ha lasciato campo al Cagliari, una ventina di minuti. Daniela, prima Mariana dice insomma lasciato... Baselli è anche bravo una volta non so a tirare da fuori. Allora Baselli era l'unico a parer mio ovviamente che tirava da fuori area. Adesso sembra un'altra persona, sembra un altro giocatore. Esatto, arrivano tutti al limite, non tirano, esatto, nessuno tira. Perché le partite vanno sbloccate anche con i tiri. Esatto, e poi volevo ricordare che è vero che siamo alla nona giornata, però sono 5 punti che facciamo in 7 partite e il Toro non vince da settembre. E in più concordo comunque con te Daniele sul fatto che il modulo vanno esatto. No, comunque concordo sul fatto che il modulo intanto vada cambiato e che si giochi comunque col doppio. Esatto. Allora, leggiamo la classifica, ricordiamo che ci saranno due turni nei prossimi giorni, poi Susanna ci leggerà il prossimo turno. Allora Mariana, leggiamo la classifica di Serie A. Apre al primo posto purtroppo la Juventus con 23 punti, a seguire l'Inter con 22, Atalanta al terzo posto con 20 punti, Napoli 17, Roma 16, sesto posto per Lazio e settimo posto per il Cagliari a 15 punti, ottavo il Parma a 13, Fiorentina e Bologna 12 punti, solitario il Torino all'undicesima posizione con 11 punti, Milan Udinese 10, Sassuolo Verona 9, Lecce, Genoa 8, 18° posto per il Brescia e 19° posto per la Spal 7 punti e infine chiude la Sampdoria con 4 punti. Che il Torino ha perso il Genoa. Purtroppo una partita giocata male, il discorso è questo, che siamo alla nona giornata, ma quante partite il Toro ha giocato bene? Ha vinto in extremis con l'Atalanta, con un po' di fortuna, grandi parate di Sirigu, ma a Genova ha giocato male, col Cagliari ha giocato male, alla con Lecce, con Lecce ha giocato male. Dire. Che quando vince tu ti diverti a vedere le partite del Toro, Giacomo, ti diverti a vedere queste partite. Al di là del risultato, perché si può anche vincere e perdere partite. Sì, ma vedi, l'atteggiamento dell'altro anno, quando il Toro giocava male nell'andata, leggevi le stesse cose, dicevi le stesse cose di adesso. Al ritorno, che il Toro è stata una delle squadre, per 3-4 squadre, che hanno fatto più punti, si è illuso. E si aspettavamo un miglioramento ulteriore. Io sono d'accordo già con questo, però quello che si chiedono i tifosi è se quest'anno si è spinto quel fuoco agonistico che se vincessimo a Roma contro la Lazio cambia. Si è perso Giacomo, si è perso quel fuoco che non c'è più, quella grinta, lo ha detto anche Sirigu in zona dopo la partita. La squadra ieri è stata applaudita prima della partita, appena iniziato bene quei 20 minuti sentivi il pubblico che... Però ci sono stati alcuni momenti... Ha iniziato sotto i cori assordanti... poco ortodossi da questo punto di vista sia da parte della Primavera che da parte della Maratona. Volevo far fare una domanda a Susanna, tu mi dicevi prima della puntata Giacomo, volevo far fare una domanda a Susanna, poi siamo verso la pausa della prima parte, discorso della condizione fisica. Se la preparazione non ottimale del Toro, come si sta vedendo in queste partite, è anche causata dal fatto che abbia iniziato prima la stagione per i preliminari di Europa. Esatto. Quindi secondo voi, brevemente, insomma, ha inciso questa situazione? Sicuramente iniziare il 4 luglio non è iniziare il 15 luglio, però c'è da dire un'altra cosa, c'è da dire che ci sono dei la differenza, la cosa paradossale di questo Toro è che ci sono sicuramente dei giocatori che ne stanno risentendo dal punto di vista fisico, vedi De Silvestri, vedi Rincon, vedi Aina, ma ci sono anche giocatori come Belotti, per esempio, che è un giocatore che onestamente di questo collo fisico non ne sta risentendo. Ieri era uno dei migliori, se non probabilmente il migliore, perché ha giocato bene in culo, ha giocato bene anche Sirico, però era un giocatore, vedevi che era un giocatore vivo, un giocatore in palla, un giocatore che è andato a puntare spesso e anche nell'occasione del gol di Zaza i difensori cagliaritani, quindi è un giocatore che vedi che è molto 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 in forma in questo momento, quindi non so se possa essere una questione legata a tutta la rosa. Sicuramente c'è qualcuno, probabilmente quelli che sono un po' più avanti con l'età, che ne ha risentito di più, e gli infortuni forse hanno questa matrice da quest'altro punto di vista. Cesare, brevemente, che siamo verso la pausa. Io volevo dire questo, a proposito di quello che diceva Alberto, sono d'accordo con te, però si stavano facendo dei paragoni sulla posizione in classifica dell'anno scorso dell'Atalanta a questo punto del campionato e del Toro. Qualcuno ha detto anche l'Atalanta l'anno scorso ha iniziato male, aveva meno punti del Toro,
e ha finito in zona Champions League. Però, il Toro finisse in però zona Champions League. L'Atalanta comunque, secondo me, mia opinione, c'è un gioco più collaudato, Gasperini, diciamo, i giocatori del Toro, io una limite dell'aria, molte volte sta palla scotta, non sanno mai a chi darla, non si vede uno schema di attacco in comunque cioè, precostituito. Dare, tu dici gioco collaudato, io dire che l'Atalanta gioca a calcio, il Toro al momento non si capisce che gioco faccia. Ricordiamo il numero dove poter mandare gli sms in diretta e WhatsApp, Marianna. Vi ricordo di esprimere la vostra opinione al 331 44 8522 e di interagire con noi sulle pagine Instagram e Facebook di Toro Channel e su tuttotoro.com. Allora, puntata calda, la gente ce l'ha giustamente con la guida tecnica perché al momento non si vedono da parte del Toro degli aggiustamenti, ne parleremo nella seconda parte, a tra poco con Toro Channel.
Puntata calda, questa è l'immagine che preferisco di Toro Ciane, ricordiamo, questo è il quarto anno, insomma, Daniele con due belle Miss Granata. Adesso parliamo un attimino, lo dicevamo la volta scorsa, Susanna è nuova qui di Toro Ciane, tu pratichi il nuoto sincronizzato, adesso la regia ci fa vedere una foto, un piccolo video, da quanti anni e perché questa passione per il nuoto sincronizzato? Pratico nuoto sincronizzato da 13 anni, ho smesso quest'anno, è stata una bellissima esperienza, una grande passione che porterò sempre nel cuore. Questo è dell'anno, ecco questo. Lui dà un video sì. In acqua. Sì, di 2 anni fa. Ci abbiamo detto, là c'è il nuoto sincronizzato, vieni a fare Toro Ciane. No. Bella esperienza, insomma, in acqua, sì, anche sì, per sì, il sì. Fisico, insomma. Sì, assolutamente. Uno sport, insomma, stando sempre in acqua. È uno sport molto difficile, bisogna avere molta passione per continuarlo. Anche costanza negli allenamenti. Assolutamente, sì, sì. Tu cosa dici, Marianna? Tu invece vai in moto. Ah sì, io sono più maschio. Per le due ruote, insomma, io ho visto poi sì, dell'anno scorso. Sì, sì, assolutamente. Anche foto, però anch'io nuoto. Anche tu nuoti. D'estate nuoto. D'estate, in Liguria. Esatto. Nella, però, nella zona di Bergeglio. Esatto, proprio in quella zona lì. Però non patisco l'acqua fredda, infatti faccio il bagno anche d'inverno quando capita. In quelle zone lì è stato avvistato un allenatore che in questo momento è secondo in classifica, Antonio Conte. Sì, esatto. Siamo quasi vicini di Ombrellone, praticamente. Ci dà qualche giocatore al Toro, magari, magari. Lukaku in avanti. Gli offro potrei... qualche Salamino Beretta. Magari ci dà Lukaku e lo mettiamo in avanti. Per il Toro, insomma, Ronaldo. Stiamo cercando di stimpare la sì, no, perché giustamente se l'avvocato durante la pausa dice: ma ecco, io non sono affatto contento. Ma per esempio, nessuno di voi ha ancora detto che Nkoulou ha giocato una gran partita. No, concordo pienamente, è vero. Ho detto che è in ripresa rispetto è la prima partita che gioca. Sapete cosa vuol dire nella difesa ermetica dell'anno scorso? Cosa contava Nkoulou come era e come è stato ieri o come era invece nelle prime partite frastornato da quel tempo. Però Giacomo possiamo dire, abbiamo parlato la scorsa settimana che è stato forse gestito male questo caso. Ma io ecco, questa è un'altra, è stato gestito male dal suo procuratore, l'ha rovinato. Sì, è stato gestito male un po'. Pensiamo cosa vale oggi sul mercato Nkoulou e cosa valeva l'anno scorso. E abbiamo parlato la scorsa settimana. Poi non anche sappiamo del caso... Petrachi cosa ha fatto in questa Io dicevo la volta scorsa, ma a me il Toro è rimasto un po' spiazzato perché l'addio di Petrachi all'ultimo momento ha preso sì, Verdi. Cosa, come la vede, insomma, Alberto? Petrachi è sotto esame della FIFA. La notizia, come la vede? Secondo me ci saranno state delle promesse o piuttosto che dei discorsi fra i giocatori, i loro procuratori e l'ex direttore sportivo Petrachi. Un'eventuale cessione del giocatore. Ma non so se è un'eventuale cessione, un premio, qualcosa, un accordo tacito su una possibile cessione a fine stagione in caso di una stagione ad alti livelli. Questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere perché la verità, secondo me, sta sempre in mezzo, ma non è di dominio pubblico, ma solo esclusivamente del giocatore, il suo procuratore e la società. L'importante è che il caso sia rientrato e che Nkoulou ieri abbia, come ho detto prima, sfoderato la sua migliore prestazione nel campionato. Ha dato in corso, rispetto... sì, ha dato dei segnali confortanti, ha chiuso tante volte sugli avanti cagliaritani, ha sfiorato il gol nel secondo tempo sulla sponda di Izzo e lì è stato un po' anche sfortunato. È un giocatore che il Torino ha recuperato Nkoulou. Adesso bisogna recuperare l'intera difesa. È arrivato un messaggio simpatico, vorrei che Marianna, abbiamo sorriso perché la regia ci ha fatto vedere sul video, vai Marianna, leggiamolo qui in diretta a Toro Channel. Prendere come esempio Chiellini per il Toro è come dire alle pecore, ehi guardate che il lupo è buono. Abbiamo sorriso tutti, leggi anche questo. Sono tutte balle, la preparazione prima dovevamo essere avvantaggiati fino a Natale, sono noi sti problemi. È un messaggio breve, conciso e un po', diciamo così, non in italiano perfetto. Tifoso, essendo partiti prima, sicuramente il calo dovremmo averlo dopo le feste di Natale, è tutto opinabile. Posto che qui noi stiamo analizzando e stiamo facendo delle ipotesi, perché non mi sembra che qui nessuno, Ronaldo ha giocato a calcio, gioca ancora, ma non mi sembra che qui nessuno sia un preparatore atletico, né qui io né a casa. Io gioco a calcio tutti i martedì, io preferisco guardarlo, guarda. Ma qui c'è qualcuno che ha fatto sport, Susanna ha fatto un nuoto sincronizzato, Ronaldo gioca a calcio. Il discorso è un altro, il discorso è che qui non è che si sta sentenziando, si stanno dando si stanno vagliando delle diverse ipotesi, quindi che da casa dicono che sono tutte balle, io onestamente però, non lo lascio Alberto, dire. Ho visto dei messaggi, adesso poi li leggiamo alcuni in diretta, proponevano Nicola, volevo chiedere insomma come nome a tutti voi. Ma io se ti ricordi anche Camolese, Ronaldo un allenatore camolese, come vedresti? Prima Ronaldo e poi Giacomo, uno alla volta, non tutti assieme come diceva Biscardi, prima Ronaldo. Cioè, io ho avuto Camolese nel Toro nella stagione 2002-2003
E ho avuto la possibilità di giocare anche con Davide Nicola. E come lo vedresti sulla panchina del Toro? Insomma, è un cuore toro, è affezionato alla maglia, avrebbe la grinta necessaria? Secondo me è un ragazzo d'oro e molto molto preparato, perché ho avuto la possibilità di andare un giorno a Pinerolo e sentire un suo commento. E guarda, per me è un ottimo allenatore, è vero che è giovane, ha fatto bene a Crotone, a Udine non tantissimo, è venuto in tifosissimo fino a Superga. Ha segnato il gol nella finale col Mantova del 2006, del ritorno del Toro. Secondo me potrebbe essere... Nome adatto, se dovesse saltare Mazzarri, tu proporresti Nicola? Io personalmente sì. Si non parla anche di Gattuso. Ti diamo l'avvocato, Gattuso, Guidolin. Poi parliamo di gioco e volete Gattuso. Che... No, ma infatti non avrebbe gioco, avrebbe grinta, però il gioco ma non la grinta, Mazzarri normalmente è stato un allenatore che ha sempre dato grinta. Io voglio dire una cosa. Dentro. Primo, rispondo Alberto, io ho allenato una vita a pallavolo e ho preso in Florida un diploma di Plyometric System, cioè sistema di allenamento veloce, americano, che sono molto più avanti di noi. A 50 anni ho cambiato modo di allenare con risultati ottimi. Ora, la brillantezza, cioè la velocità a centrocampo di arrivare primi sulla palla, il Toro non ce l'ha in questo momento, e allora fa girare la palla in orizzontale, non ha un uomo che salta un avversario, perché questa è la verità, e se tu non hai un uomo che salta, non salta l'avversario, chi ci ha provato un po' Aina con risultati. Non hai mai superiorità numerica. Ah, ieri ho visto delle azioni incredibili. Partiva palla al piede, neanche fosse, non so, Gervinho, sì, e perdeva la palla dopo un avversario. A forza fisica, ma anche lui non è in forma. Forse sotto questo profilo l'uruguaiano un po' di più capace, più veloce. Viaggiato la settimana scorsa, poi c'è stata la partita di Udine. E quindi sì. Non è potuto partire allora, dall'inizio. C'è da dire un'altra cosa, Mazzarri con tutte diciamo le questioni, con tutto quello che c'è in questi giorni, con alcuni magari suoi demeriti su qualche scelta infelice, però ovviamente siamo sempre nel campo delle ipotesi e stiamo solo esclusivamente analizzando, non lo stiamo mettendo sulla graticola. Anche perché lo scorso anno penso che abbiamo tutti goduto del Toro di Mazzarri nella, certo, seconda parte, nella seconda parte del campionato. Non quindi, per il gioco, ma per la compattezza che aveva dato, grinta, grande per l'intensità. No, e poi, onestamente, Mazzarri è un allenatore che ha permesso, oltre a Sirigu, di confermarsi e di Belotti di confermarsi, ma anche ha portato Izzo in nazionale. Il discorso, secondo me, ha migliorato molti giocatori. Il discorso, secondo me, è un altro, è che non va nel verso, diciamo, di Mazzarri, diciamo che non fa comodo a Mazzarri neanche il fatto che adesso ci saranno tre partite in una settimana. Questa è una cosa molto difficile per un allenatore, perché preparare una partita in un giorno e mezzo non è come prepararla in una settimana intera. È arrivato un messaggio da una località, insomma, alla quale siamo affezionati, molto. Volevo farlo leggere da Susanna. Il gioco di Mazzarri è prevedibile, i giocatori fanno quello che dice l'allenatore. Saluti da finale Ligure. Noi ci siamo stati una vita. Io c'era un altro messaggio che abbiamo saltato che volevo leggere. Se la regia ce lo ripropone, finale Ligure è una località bellissima. Il problema sarebbe qualora i giocatori non seguissero e non facessero quello che dice l'allenatore. Ripeto, Sirigu per l'ennesima volta, diciamo ieri nella zona mista all'Olimpico, quando invece cominciavano a circolare delle voci, c'erano, cioè, dei mogugni, i giocatori non lo seguono più, Sirigu ci ha messo la faccia e lui non parla mai. Cioè, Sirigu è stato quindi è un segnale che, insomma, che il momento comunque è particolare. È stato a parlare, ha detto che questa squadra si è un po' rilassata probabilmente e deve riconquistare quella cattiveria, quell'aggressività, quella grinta che ne ha caratterizzato le prestazioni nei mesi scorsi e nella seconda parte dello scorso campionato. Però ha confermato la fiducia del gruppo a Mazzarri. E quindi la squadra, da questo punto di vista, probabilmente può ripartire dall'unità di gruppo, dall'unità di intenti fra squadra, staff e società. È arrivato un altro messaggio, leggiamolo qui in diretta a Susanna. Ieri pensavo di vedere Toro Cagliari, sbagliavo. Ho visto la decima forza del campionato contro la sesta. Purtroppo questo è quello che abbiamo visto. Saluti da Valerio. Ma allora, il Cagliari sta facendo molto bene, ha preso un gran centrocampo. Ricordiamo, 100 anni è l'anniversario del centenario del Cagliari, presidente... Ha preso dei buoni giocatori a fare bella figura, però perché non poteva prendere il Toro? Nainggolan, ricordiamo, è andato in Sardegna, ci aveva già giocato, ha avuto le prime salute anche la moglie, è tornato in Sardegna. Però... Soprattutto per la questione della moglie. Esatto. È vero che lì è un'isola felice. Gente come Nandez, che ha fatto anche un bel gol, insomma, giocatori che al Toro abbiamo tanti mediani, ci vogliono anche più di buoni. Avevo visto anche altri messaggi mentre parlavamo in diretta. Cosa dici, Ronaldo?
Io... calcio, oltre la grinta ci vogliono anche i piedi buoni. A quello senza dubbio, io, come ho detto prima, secondo me il Toro sta attraversando un momento un po' di confusione, secondo me ci vogliono più chiarezza secondo me, fra di loro e compattezza e chi si trova negli allenamenti. Purtroppo questa settimana è una settimana particolare, che sono, come ha detto il nostro amico, cioè, sono già mercoledì gioca, domani non si allenano neanche perché c'è la trasferta, devono partire. L'ha detto Mazzarri, questo dopo la conferenza stampa, ha detto effettivamente che questa settimana, oggi si faceva defaticante, si partiva per Roma, non c'è nemmeno tempo di fare gli allenamenti. C'è un'altra questione da dire, da più di 100 giorni, insomma, il Philadelphia è chiuso ai tifosi, una volta il Philadelphia si è detto, è stato ricostruito 2 anni fa, i tifosi devono seguire la squadra e poi i tifosi sono fuori dal Philadelphia. Insomma, il calore del pubblico non si sente, sono emarginati solo quando le cose vanno bene, ma già succedeva la Sispoli, io ho seguito per anni per il nostro giornale Tutto Toro e già le porte alla Sispoli gli ultimi anni erano serratissime, erano Alberto. Da questo punto di vista, innanzitutto faccio una postilla sul discorso di Nandez, è un giocatore forte, è un giocatore di grinta, è un giocatore di tecnica, di corsa, di velocità. Ma è un giocatore che è costato 20 milioni. Cioè, il Cagliari ha fatto un investimento. Ora, anche il Toro, secondo me, può permettersi di comprare un giocatore del genere. Però, ripeto, tutto deriva anche dagli input che l'allenatore dà alla società sul mercato. Sul discorso del Philadelphia, pochissimi giorni fa, Emiliano Moretti, ospite alla Rinascente di Torino, ha detto che la società si sta attivando per far sì, con Mazzarri in primis, perché lui è d'accordo da questo punto di vista, per aprire ulteriormente il Philadelphia e per tornare il Philadelphia ad essere la casa dei tifosi del Torino, ovviamente diciamo non contemporaneamente agli allenamenti, e quindi in base a quelli che saranno gli impegni della squadra, la società è diciamo al lavoro per riaprire il Philadelphia e per permettere ai tifosi di ritrovare quella che è un luogo storico. Ho visto un messaggio che è arrivato per ricordare a un tifoso che è mancato, vogliamo leggerlo in diretta, Marianna? Sì, ricordiamo un tifoso di nome Angelo, tifoso del Toro che ci ha lasciati ieri e ora, cosa positiva, sei con gli Invincibili. Io ho visto che molti lo ricordavano oggi sui social, quindi lanciamo... Tifosi del Toro, siamo vicini molto passionali, ai familiari. Insomma, ci tengono a queste cose. Io volevo dire una cosa, cioè a chiosa di queste discorsi che stiamo facendo qui da più di mezz'ora. Sicuramente, conoscendo il presidente Caio da qualche anno, non sarà contento di questo inizio campionato, lo dicevamo prima con Alberto, comunque il presidente ha investito dei soldi, ha preso Verdi, qualche investimento l'ha fatto, sicuramente in questo momento credo non si aspettasse di essere 11° in classifica, ma soprattutto non si aspettasse questa frammentazione, queste sconfitte, questa poca voglia forse dei giocatori, sicuramente sarà anche lui arrabbiato, giustamente, però, essendo una persona ambiziosa, credo che voglia qualcosa in più. Marianna ti vuole ribattere, vai. No, una domanda, perché allora sostiene così Mazzarri? Lo sostiene In questo momento, Marianna, comunque c'è anche diciamo, il gioco delle parti, nel gioco del calcio sono i risultati alla fine quelli che fanno gli allenatori e le situazioni. In questo momento ha pareggiato, avesse perso ieri, non so se ci avesse messo la faccia lo stesso alla fine della partita. Sì, però col gioco che abbiamo, come possono andare le partite contro Lazio e contro Juve? È anche vero che... Ci può stare di perdere contro Lazio e Juve. Allora, io firmerei per due pari, sono onesto nel dirlo. È anche vero che Cairo non può scaricare Mazzarri dopo che ha pareggiato in casa. Anche perché Alberto aveva sentito magari dentro lo spogliatoio l'umore dei giocatori. Ragazzi, proprio per questo io penso che di facciato lo abbia confermato, ma abbia già fatto sondaggi per un eventuale cambio di allenatore, perché come dice Cedere sicuramente non può essere contento, perché il presidente, come tutti i tifosi, vede le partite e non può essere contento a vedere questo strazio di partite del Toro. Se vi ricordate ha difeso Mihajlović fino all'ultimo, sì, e poi lo si fa sempre di facciata. Io ricordo già con i risultati che fanno Cedere, le se tu fossi presidente cosa gli dai addosso all'allenatore? No, non lo darei perché l'anno scorso ha fatto bene la squadra, lo devi difendere anche Alberto anche, uno poi dice, Mazzarri ha una storia, non è un allenatore. Una settimana particolare, la partita di mercoledì, soprattutto il derby casalingo di sabato, però come abbiamo scritto anche stamattina, sia Sirigu che soprattutto il presidente Cairo, perché ci si aspettava probabilmente che il presidente non scegliesse magari di non parlare, invece ci tiene sempre a dire la sua alla fine delle partite. È vero che Mazzarri in questo momento non gode del favore dei tifosi, assolutamente, però allo stesso modo è vero che sia Sirigu che, ripeto, Cairo per l'ennesima volta lo hanno confermato.
Ovviamente Cairo non poteva scaricarlo ieri, anche in caso di sconfitta, perché comunque Mazzarri ha un contratto fino al 2020. Leggiamo questo messaggio in diretta, poi volevo dire io un po' di cose. Vai Susanna, qui in diretta a Toro Channel. Il Toro non avrà una formazione a livello europeo, ma da quel che vedo le due tifose in trasmissione sono a livello da finale di Champions. Complimenti da Aosta. Salutiamo gli amici da Aosta. Ricordiamo che Aosta, non credo. Noi ogni anno scegliamo delle belle ragazze, insomma delle belle miss, ricordiamo. Comunque, Susanna e Marianna stanno monopolizzando il 50% dei messaggi, il 50% contro Mazzarri, perché hanno un nome, perché hanno un nome, sì. Quale canzone potremmo dedicare? Insomma, Susanna quella di Celentano, Marianna quale? Tu che sei anche un esperto di... A fine trasmissione ci pensi. Ma io suggerirei di far giocare a centrocampo Mariana, che ha giocato a calcio. Ha giocato a pallone. La metti a centrocampo, gli avversari diventano così. Pensa che nella finale Miss Italia che ha partecipato, Alessandro Greco ha detto che lei giocava, non so, in Serie A. Cosa ti ha detto? Cosa diceva? Non so, svegliamo questo arcano. Sì, è vero che giocavo a calcio, ma smentisco il fatto che giocassi in Serie A. Mi sarebbe piaciuto, però fossi in Atamasco. Quindi ha sbagliato. Allora, leggiamo, diamo spazio anche ai tifosi. Ho visto un messaggio dalla Liguria, dal Tiguglio Granata. Vai un attimo, Marianna, in diretta. Quello che non capisco è che tiriamo fuori l'orgoglio solo quando stiamo sotto di punteggio. Vedi Milan, ma comunque anche ieri col Cagliari. Ma resta il problema, prioritario l'impostazione di gioco. Saluti da Roberto Tiguglio, Granata. Salutiamo gli amici di Tiguglio. Allora, volevo ricordare che mercoledì sera il Toro giocherà sul campo della Lazio. La Lazio è un immobile che sta andando a gonfie vele. Io già l'anno scorso dissi qui a Toro Channel, perché non l'abbiamo tenuto magari un paio di anni fa, bastava aumentargli l'ingaggio. È il giocatore migliore che abbiamo in Italia come capocannoniere. L'anno scorso Lazio-Torino finì 1-1, reti di Belotti su rigore, dei Milinkovic-Savic, altro bel giocatore. Il De Silvestri si mangiò un gol, mi pare. Esatto. 2017-2018 Lazio-Toro 1-3, reti di Berenguer, Rincon, Edera e Luis Alberto. Bella vittoria del Toro. Esatto. L'anno precedente Lazio-Toro 3-1, reti di Maxi Lopez per il Toro. Quindi una partita difficile. È arrivato un messaggio, leggiamolo in diretta. Vai Susanna. Ciao a tutti, il vero problema è il mister che continua a cambiare formazione perché non sa neanche lui cosa deve fare. Si fossilizza a mettere Baselli, che dire che fa pena e fargli un complimento. Giochiamo con dei morti e lui si ostina a giocare con una punta. Basta, Stefano. Quindi i tifosi, come dicevo prima, sono di questa idea. Sto vedendo tanti messaggi che passano, insomma, Alberto, lo scontento Alberto, c'è. Le diverse formazioni che Mazzarri ha schierato. E la confusione che regna in questo momento. Ma servono anche per vagliare più situazioni di gioco, perché è vero che se giochi col 3-5-2 e perdi a Udine magari cambi e metti 3-4-2-1 per cercare di fare diversamente col Cagliari, magari con la Lazio metterà il 3-4-3. La variazione dei sistemi di gioco e degli uomini in campo per un allenatore in un periodo in cui purtroppo i risultati non arrivano, secondo me è fisiologica, questo voglio dire. Propongono dei nomi di attori, insomma qui si va un po' sul cabaret, però sicuramente sto vedendo tanti messaggi, la gente non è contenta. Tu insomma hai avuto anche queste esperienze quando la pressione, la gente inizia a contestare, i tifosi sentono questa pressione quando vanno in campo, Ronaldo? Sì che alla fine noi giocatori dipendiamo anche tanto dai tifosi. E sentire i tifosi contro non è una bella cosa. Non riuscite a stare in una bolla insomma di vetro, sentite insomma, il fiato sul collo della gente che non è contenta. Sì. Però in quel momento lì, secondo me, l'unica cosa da fare c'è da lavorare e cercare di stare più tranquilli possibile, che non è la cosa facile. Cercare la compattezza del gruppo, cosa dici? Quello sì. E un'altra cosa, secondo me, il fatto di cambiare modulo spesso, secondo me mette confusione anche alla squadra. Anche se la squadra non fa bene con un determinato tipo di modulo, tu devi cambiare per cercare di migliorare, quello è vero, però deve avere una cosa fissa e lavorare su quello, perché se ogni partita secondo me cambia modulo, secondo me anche i giocatori mettono in confusione. Secondo me punto. Sì. Tu come la vedi, Giacomo? Disorientamento dei giocatori? Io vedo che in questi momenti difficili si vedono. La vedi grigio o granata in questo momento? I veri tifosi in questo momento si uniscono alla squadra, fanno tifo e cercano di dargli coraggio e tranquillità. I mai content criticano e danno addosso a chi non sta bene. Come diceva Francesco Ferrucci, tu uccidi un uomo morto. Allora, leggiamo il prossimo turno, ricordiamo, turno infrasettimanale, vai Susanna.
Martedì 29 ottobre alle ore 19 Parma-Verona, alle ore 21 Brescia-Inter. Mercoledì 30 ottobre alle ore 19 Napoli-Atalanta, alle ore 21 Cagliari-Bologna, Juventus-Genoa, Lazio-Torino, Sampdoria-Lecce, Sassuolo-Fiorentina, Udinese-Roma. Giovedì 31 ottobre alle ore 21 Milan-Spal. Ricordiamo che sabato c'è il derby, tra poco vi chiederò un pronostico sulle due partite. Io ricordo che Toro Channel segue con passione, questo è il quarto anno, l'Auxilium Basket, io la chiamo sempre così anche se dopo il fallimento della scorsa estate, ora si chiama Basket Torino. La settimana scorsa, quando durante la puntata Torino giocava in casa e ha perso all'ultimo secondo con Treviglio, ieri bella vittoria a Voghera, qui vediamo delle foto, contro Tortona, rivincita della Supercoppa, Torino ha vinto 80-69, grande prova di Pinkins, lo straniero che nel terzo quarto ha segnato 5 su 6 da 3 punti, una macchina da canestro. Ricordiamo che Torino ha 6 punti in testa alla classifica assieme a Latina. Mercoledì sera turno infrasettimanale qui a Parco Ruffini contro l'Eurobasket di Roma, domenica alle 18 la trasferta contro Latina. Quindi diciamo ancora forza Basket Torino, forza Auxilium. Siamo verso la parte finale della trasmissione. Queste due partite inizierei da Alberto Gervasi, Lazio-Torino e poi il derby. Insomma, soprattutto la gente ci tiene a Lazio-Torino, ma soprattutto al derby in casa. Un pronostico, come vedi queste due partite brevemente, come diceva Biscardi? Allora, la partita di mercoledì è veramente, secondo me, la partita decisiva. Vediamo che lì, intanto nominato stasera più che, più che il derby, perché poi il derby è successivo anche a una vittoria, un pareggio o una sconfitta, quindi al risultato di mercoledì. Io penso che quella sia la partita decisiva, però ad oggi posso dirti che firmerei per due pareggi, sia a Roma contro la Lazio che nel derby contro la Juve. Cesare, tu volevi ricordare una persona, il magistrato Giuseppe Casalbero? Sì, volevo dire che al sesto anniversario che è mancato un amico, Pino Casalbero, è il magistrato che ha fatto anche il processo doping contro la Juve, ma anche il processo Eternit che era famoso in tutto il mondo. Volevo salutarlo perché giocava con noi a basket e a calcetto tutti i martedì. Volevamo ricordarlo perché ricordo il sesto anniversario dalla sua morte. Abbiamo giocato proprio nella palestra della PMS di Moncalieri qualche anno fa. Poi faremo rivedere le foto. Un pronostico per Lazio Torino, soprattutto per il derby, Ronaldo? Sono due partite difficilissime, soprattutto per il momento che sta attraversando il Toro. Io sono d'accordo con Alberto, io firmerei per i due pareggi, anch'io. Giacomo? Naturalmente anch'io. Una bella vittoria nel derby, servirebbe come il pane. È più facile vincere a Roma in contropiede se giochiamo in difesa chiusi e giochiamo bene, magari con l'innesto di Ianco al posto di Didi. E di Lugic a centrocampo. E di Lugic a centrocampo, che è l'unico che mette un po' di ordine, magari dando un turno di riposo a Rincon o a qualcun altro. Secondo me, Daniele, sarà difficile contro la Lazio, che Inzaghi imposta bene le partite e secondo me sarà un impegno probante. Poi il derby, diciamo, sulla carta non c'è partita. Poi però i tifosi si aspettano a giocare in casa, almeno che mettano grinta. Poi diciamo la disparità dei valori in campo è abbastanza elevata. Cosa dicono qui da casa? Leggiamo un ultimo messaggio, vai Susanna. Sono sempre Stefano, io sono ottimista per natura, ma se il Toro in queste due partite facciamo un punto, mangio un cane vivo, forza Toro. Speriamo di no, dai. Colorito, speriamo di no. Dai, insomma i cani è meglio, insomma, dargli una carezza e non mangiare. In Cina lo fanno queste cose. Allora, chiediamo ancora un pronostico, Susanna, un pareggio a Roma e una vittoria nel derby, anche se è difficile, però la gente lo vuole. Vabbè, ovviamente speriamo e oltre alla preparazione atletica e fisica, spero che il Toro ci metta anche tanta determinazione, cioè proprio gli stessi calciatori ci mettano la testa, soprattutto in questo momento nella ci vuole la testa e la determinazione. Esatto. Leggiamo questo messaggio, poi chiedo anche a Marianna. Io mi ritengo un buon tifoso da 70 anni, ma sono stufo di vedere un Toro così mal ridotto e senza gioco. Ermanno. Noi l'abbiamo parlato, Ermanno. Ne abbiamo parlato tutta un'ora di puntata qui a Toro Channel. Marianna, questo pronostico per la partita di mercoledì a Roma e poi il derby, che sarà allo stadio. Io sono molto ottimista, però spero... Di natura o in questo momento? Di natura. E quindi come vedi queste due partite? Allora, io credo un pareggio con la Lazio, secondo me anche combattuto, può essere anche un 2-2. E una vittoria nel derby, anche semplicemente un 1-0 va benissimo. 1-0, tra l'altro mi ha scritto ieri Piero Abrate. Offro da bere, se vinciamo. Salutiamo l'amico Piero Abrate che ha indovinato, mi ha scritto ieri un messaggio, insomma lo avremo poi ospite nelle prossime puntate.
Allora, io ricordo che la puntata di Toro Channel la potete vedere domani su tuttotoro.com, seguite anche la diretta di Rete 7 su Facebook e su Instagram, seguite anche le nostre pagine Instagram e Facebook di Tuttotoro e Toro Channel. Io saluto Ronaldo Vanin, grazie Ronaldo. Buonasera a tutti. Giacomo Cattibini. Grazie, buonasera. Alberto Gervasi di Tuttosport. Ciao Daniele, ne approfitto per salutare il Toro Club Sauro Automa di Torino e il Sicilia Granata. Cesare Bumma. Un saluto a tutti, a lunedì. Un saluto da Marianna. Buonasera a tutti. E un saluto da Susanna. Buonasera a tutti. Un saluto a tutti, forza Toro e forza Auxilium. Un saluto e buona serata da Daniele Bumma.